Bene ragazzi, guardando il finale, siamo in questo video incredibile, incredibile veramente, ma allora cambiano i piani, le partite da oggi in poi del commento, perché sono andato già io avanti, perché come situazione mi sembra un po' più molto comoda, quindi semplicemente commenterò e basta. Dunque, si prosegue, Karim Mod, episodio 3, e giochiamo contro la Sampdoria, giochiamo in casa, tutto pronto no, ma ecco, siamo quasi per essere pronti, pescare Sampdoria, noi siamo circa a metà classifica, si vince, si perde, sì. Però ci abbiamo la migliore difesa, ma quindi stiamo facendo per essere un campionato abbastanza positivo, diciamo. Tutto pronto, incredibile, pescare Sampdoria, parte così, Aquilan e Benalì, che prova una ripartenza, trova un gran lancio per Tapari, Tapari uno contro uno, la tiene ancora lì, col contrasto, trova Aquilani, che tira, e la trova ragazzi, la trova, Alberto Aquilani ancora al debutto, con la mano del Pescara, in posizione regolare, ma proprio al limite, e quindi 1-0 a Pescara. Poi, minuto 30, attenzione al buyback, ancora per Aquilani, che questa volta cioè, sbaglia completamente il tiro, quindi calcia alto. 35esimo, prova così la Sampdoria, che è sempre pericolosa nei calci piazzati. Secondo tempo, 67esimo, Quagliarella prova, ma non ha nulla. Risponde alla grande, poi Pepe per buyback, che trova un gran passaggio per Caprai, che possiamo dire se lo magna più o meno. E poi attenzione qui, 88esimo, Muriel Crescenzi, non su Paliccio, Mandragora era lì, che sbaglia, e qui Donnarumma salva il risultato. Veramente un pizzico di fortuna per il Pescara, che vince così 1-0 su un campo difficile, che è sotto la pioggia, vince non sai quale la Sampdoria, e vola in classifica, un campionato con ogni partita molto difficile. E poi ragazzi, è arrivata una partita Udinese-Pescara incredibile, una gran partita perché ci ha offerto veramente il calcio spettacolo, come se la classifica, non siamo lontani dal primo posto, tutto pronto, incredibile, Udine-Pescara, ci sono tante emozioni al stadio Friuli di Udine. Così Pescara al 30esimo, Caprari entra nella rigore, e qua se la magna. Però attenzione, Mandragora viene anticipato da Tereo, che non perdona, fa 1-0, e sarà incazzata nera, come lo vedo io, incazzati neri, in frontaggio, veramente incredibile. Poi attenzione, Krasic ruba palla, trova Gianluca e la mette 1-1. Gianluca Caprari che fa finalmente, trova il varco del gol, che fa 1-1 a Friuli, anche diciamo meritato dopo tutto fatto. Poi vede, trova Caprari, gran passaggio per Lasagna, che di destra non sbaglia, gol da opportunista, Kevin Lasagna, quando entra non sbaglia, così l'esultanza sotto la curva sud dello stadio Friuli, quindi Pescara in vantaggio, ma attenzione, fallo su Terò, si gioca di tacco per Halfdan, che spiazza, non può nulla farci quel portiere, ed è 2-2, veramente incredibile. Attenzione al minuto 77, palla in mezzo per Lasagna, da opportunista ancora lui, fa esplodere ancora una volta di gioia il tifoso del Pescara, 3-2, ancora sotto l'assurdo, cacciando la bandierina, facendo il salto,
emozioni grandissime in Friuli, e finisce così. Vince il Pescara 3-2 su un campo veramente difficile, su un campo che ha offerto tante emozioni. Pescara porta ancora 3-2, un grande risultato. E arriva l'Atalanta la prossima del campionato. Le aspettative c'erano molto 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 positive dopo la grande vittoria su Udinese. Pescara che pian piano in classifica si sta avvicinando a quelle grandi top big squadre in Italia. Tutto pronto, Pescara Atalanta, Letizia sulla destra, le finte, talento di Letizia, la mette in mezzo, prova, sempre pronto, Kevin, lasagna, che esulta questa volta nella videocamera col petto e vamos. Apre il gioco. Poi 40esimo, Letizia fare il numero incredibile, lasagna, tiro, deviazione, autorete, ma Letizia, anzi lasagna comunque esulta, anche se c'è stata l'autorete del giocatore dell'Atalanta. E secondo tempo, Pescara che tiene il pallone, non ha difficoltà, l'Atalanta non è pericolosa e la chiude così incredibilmente. Mariani, proprio lui, scuola Pescara della primavera, gol al debutto assoluto, veramente. Una gara a senso unico nei momenti. Beh, c'è stata una sola questo squadra ragazzino. E Pescara che ragazzi, una forma ottima, ha vinto così, ma adesso arriva la ciliegina sulla torta, arriva a San Siro a Milano. Quindi Milan Pescara, una partita veramente importante, Pescara antifavorita, ma ovviamente in gran forma. E qui il giocatore da seguire, Gianluca Caprari, che è attualmente in prestito dell'Inter, ma noi proveremo a riscattarlo la prossima stagione, perché secondo me potrebbe anche esserci molto utile anche nella next season. Tutto pronto a San Siro, Milan Pescara, si parte, tutto pronto. Qui lasagna. Cerca, non lo conto uno, lasagna, poi cerca Crescenzi, Krasic, Crescenzi non va, partita molto molto noiosa, Milan e Pescara, poche emozioni, ma attenzione poi, la cazzata di Crescenzi che deve assolutamente fare questo intervento perché era, non poteva farci più niente, sarebbe quasi il gol del Milan, espulso Crescenzi, Pescara in 10. E poi la punizione, palla in mezzo, miracolo di Donnarumma, palla fuori, veramente incredibile. Poi 82esimo, attenzione per Vacca che c'è il gol, tutto inutile che c'è stato fuori gioco evidente, quindi Milan alla fine è stato più pericoloso negli ultimi 15 minuti, ma alla fine risultato anche giusto. Milan Pescara 0-0, stiamo facendo progresso in classifica, ma va bene così, un pareggio ci sta. Io ringrazio, vi saluto, per oggi finisce così questo appuntamento, noi ci vediamo al prossimo video.